Signor Presidente, sul terreno della dignità delle donne il Ministero dell'Istruzione avverte una responsabilità molto speciale, diretta e di sistema, direi strutturale. La sentiamo per tutte le bambine, tutte, quelle che sono nelle zone rurali e quelle che sono nelle zone urbane, quelle che sono straniere e non parlano italiano come lingua primaria e quelle che sono native, quelle che sono disabili e quelle che sono portatrici di talenti non valorizzati. Alcune di loro vivono in un mondo nel quale le forze ideologiche fondamentaliste si battono con crudeltà e lucidità contro l'unica vera leva di sviluppo, l'istruzione femminile in particolare. Nel mondo di Malala, delle studentesse rapite da Boko Haram, della guerra mondiale a capitoli, dei nostri giorni, noi vogliamo che le nostre bambine trovino a scuola lo strumento di riscatto, il primario strumento di riscatto, individuale e collettivo. E vogliamo che trovino a scuola un'educazione che faccia crescere tutti e tutte al rispetto della differenza come condizione essenziale, fondamentale e imprescindibile della democrazia.